Buonasera, benvenuti. Grazie come sempre ai responsabili di questa libreria, non solo per l'invito, per l'organizzazione, ma anche per il fatto che esistono, cioè che hanno il coraggio di aprire un'iniziativa nuova in questo periodo così difficile, senza la quale a Perugia ci sarebbe sicuramente un vuoto non indifferente. Chi frequenta queste librerie, in genere l'attività cosiddetta esoterica, che poi è un aggettivo che vuol dire tutto il contrario di tutto, in genere non è soddisfatto di quello che riceve dalla cultura ufficiale, non è soddisfatto dalle risposte scientifiche, filosofiche, metafisiche, religiose o semplicemente comportamentali. Cerca qualcosa di più, cerca quello a cui la società moderna ha quasi rinunciato di trovare una risposta: che stiamo a fare qui, da dove veniamo, dove andiamo. Le grandi domande che per 19-20 secoli sono state al centro di ogni dibattito della civiltà civile. Naturalmente parliamo della storia della tradizione occidentale. Ora, in quest'ottica, l'antroposofia si trova immediatamente a dover qualificare una terminologia che è diventata molto vaga. Oggi anima e spirito, per esempio, sono usati come sinonimi, che naturalmente è assolutamente impreciso. L'antroposofia caratterizza la struttura umana su una base tripartita: corpo, anima e spirito. Non ci vogliamo imbarcare in complicate definizioni, facciamo un esempio semplice: cammino per un prato bellissimo, fiorito, la mia struttura fisica neurosensoriale mi trasmette luci, colori, odori, una creazione meravigliosa, la mia struttura animica mi fa gioire di tutto questo. Quando poi comincio a pensare che un anno prima quella pianta non era ancora fiorita, perché quella è appassita e quella invece è così rigogliosa, come mai si trovano queste varietà rarissime solo in questo punto, ecco, quando comincio a farmi queste domande, lì entra in gioco lo spirito. Quindi si vede abbastanza evidentemente che l'antroposofia identifica lo spirito come un'attività del pensiero. E quindi questo già ci dice come è complesso in una società come la contemporanea, dove le scienze neurologiche sono esclusivamente impostate su una base chimico-fisica, neuroettica, sinaptica, identificare lo spirito col pensiero è una bella impresa. Quindi, massima tolleranza per tutti i citati ricercatori di metafisica e esoterismo, ma non per un malcelato, malinteso nazionalismo, nazionalpopulismo di tipo sentimentale, perché siamo tutti diversi. Non tutti sono pronti per l'approccio diretto che offre l'antroposofia. Presumo che chi viene a una conferenza antroposofica si senta di essere almeno predisposto. Premesso questo, non ci rimane che approfondire un po' qual è stata la vita, la storia del pensiero e a che punto ci troviamo, nella nostra civiltà occidentale evidentemente. L'uomo primitivo questi problemi non ce li aveva assolutamente. Si identificava totalmente col mondo intorno a lui e non se ne distingueva. Non avrebbe saputo dire io a se stesso. Si trova nello stato del bambino che fino a 3 anni parla di sé in terza persona. Sente gli altri chiamarlo Carluccio e gli dice: Carluccio ha fame. L'autocoscienza del bambino si sviluppa per gradi. Ecco, l'uomo primitivo era un livello molto infantile. Quando comincia a svilupparsi nell'antica Grecia il pensiero, insieme si sviluppa la sensazione di riceverlo insieme alle percezioni sensorie. Cioè il greco antico, che comincia a sviluppare un suo pensiero, non ha la sensazione di essere lui a produrlo, ha la certezza assoluta che, come di una rosa riceve il colore, il profumo, la forma, riceve anche il concetto che distingue la rosa all'interno del mondo botanico e la rende inconfondibile. Gradualmente questo rapporto si modifica perché aumenta l'intensità dell'autocoscienza individuale secondo un progetto evolutivo molto preciso. In questo senso cominciano i problemi legati a che cosa? Alla perdita dell'omogeneità.
l'uomo comincia a sentirsi un ente di spinto e comincia anche a percepirne tutte le conseguenze. Entrando in un discorso più concreto, gli antichi sofisti, per esempio, Protagora, Gorgia, si trovavano già di fronte al problema di identificare che valore avesse l'uomo singolo di fronte al tutto. Protagora si è battuto tutta la vita per sostenere la teoria che l'uomo debba essere ed è misura delle cose. Se ci ha messo tanto impegno vuol dire che la questione non era così pacifica. Naturalmente il pensiero segue l'evoluzione dell'apparato che lo sostiene, neurosensoriale, che a un certo punto è in grado di sostenerlo pienamente, e abbiamo il grande momento della filosofia greca, dove troviamo l'identità assoluta sulla concezione del pensiero nei tre nomi più importanti. Socrate, Platone e Aristotele sono convintissimi che il pensiero umano sia semplicemente un'incarnazione della divinità, del pensiero che tutto regola e che trova anche una sua appendice nel singolo uomo. Socrate è convinto che una profonda riflessione sia un profondo inserimento del divino nella vita di chi riflette. Questa è la molla di tutta la sua vita, infatti il suo insegnamento chiamato maieutica, perché maieutica come levatrice, perché cercava sempre di stimolare negli allievi il pensiero come veicolo di questo loro contatto col pensiero universale. Platone va ancora oltre, vede proprio nell'idea l'essenza stessa della totalità uomo-cosmo, e Aristotele non solo è perfettamente convinto di tutto questo, ma aggiunge due dimensioni che nell'economia di questo incontro saranno importanti. Innanzitutto decide che questo pensiero è uno strumento abbastanza valido per forgiarne delle regole di applicazione al mondo che ne diano la spiegazione e la contezza più precisa, e da qui abbiamo la logica aristotelica, che sostanzialmente è ancora oggi la stessa. Ha affrontato altri campi, ma i parametri della logica sono rimasti quelli: se A è uguale a B o B è uguale a C, anche A sarà uguale a C, sillogisma di base. Però aggiunge un collegamento ulteriore che nella nostra economia discorsiva di oggi è particolarmente interessante. Comincia un parallelo tra l'anima e il pensiero e dice che l'anima dell'uomo non è individuale, è parte della grande anima cosmica, ma quando si incarna in un corpo fisico, vivendo un certo numero di anni in questo corpo, si individualizza e conserva poi questa individualità anche dopo la morte. La sua visione prenatale e post-morte è ancora molto primitiva, la metafisica antroposofica non la può accettare, però è importante il concetto che il corpo abbia la funzione di individualizzare le funzioni animiche. Questo è sicuramente un periodo altissimo per il pensiero, che non soffre quasi di dubbi, c'è una certezza assoluta in tutto questo mondo culturale. Non dura molto, perché già gli stoici cominciano a vedere nel pensiero uno strumento di condotta morale più che di conoscenza. Insegnano ai loro discepoli le virtù del saggio, della riflessione, della moderazione, eccetera, indubbiamente funzioni del pensiero, però già utilitaristiche. E gli scettici, poi, che verranno poco dopo, non c'è bisogno di spiegare il termine, ripropongono tutti i dubbi sulla produzione autocosciente dell'uomo, che secondo loro deve essere ancora provata. In poche parole, gli scettici non riconoscono al pensiero questa capacità di interpretare la realtà che invece in Aristotele era certa. Nel frattempo c'è l'evento della nascita del cristianesimo, che ha un impatto violentissimo sulle culture greca e romana e poi non solo. Questo impatto si manifesta immediatamente nei confronti di questo pensiero che comincia a perdere un po' la sicurezza in se stesso. Troviamo per esempio un personaggio come Plotino che decide di applicare la sua razionalità allo studio dell'Antico Testamento. Questa è già però un'operazione ancora basata su una razionalità di tipo aristotelico. Proseguendo, aumenta il livello di coscienza individuale dell'uomo del primo Medioevo
e conseguentemente perde ancora di più la sensazione di essere parte di un tutto. Il cervello è indubbiamente già piuttosto attivo, ma la dimensione del pensiero dei grandi presocratici, che si identificavano addirittura con gli elementi. Talete, per esempio, riteneva, viveva nella convinzione che il movimento dei fluidi dentro di lui fosse identico a quello dei liquidi nella natura. Eraclito aveva la stessa sensazione col fuoco. Addirittura i quattro temperamenti fondamentali umani, collerico, melanconico, flemmatico e sanguinico, erano collegati agli elementi esterni: il melanconico alla terra, il flemmatico all'acqua, il sanguinico all'aria, il collerico al sangue. C'era un'identificazione ancora molto forte, tutto sommato non molto tempo prima. A questo punto invece il pensiero è così debole che ha bisogno di appoggiarsi alla rivelazione religiosa per trovare un contenuto che gli sfugge. È il momento dei Tommaso, dei pensatori acutissimi, che però arrivano a riconoscere che l'uomo deve accontentarsi di conoscenze moderate e affidare il seguito, tutto il resto, alla rivelazione, alla fede. E comincia questo dualismo fondamentale: una parte della realtà può essere oggetto di conoscenza da parte del pensiero, una vastissima parte che un tempo era invece completamente contenuta nell'attività del pensiero dei grandi greci, deve essere affidata alla fede. È un periodo in cui, per intendersi, l'unica figura di spicco che ha una certezza assoluta è Sant'Agostino, il quale però non va oltre l'affermazione che l'unica cosa certa è l'anima. Non entra nemmeno in un collegamento anima-pensiero. In un certo senso è una specie di anticipazione del padre della filosofia moderna, Cartesio, che col suo cogito ergo sum che cosa dice? Io dubito di tutto. L'unica cosa di cui sono certo è che produco il mio pensiero esattamente come mi si presenta. Se io dico questa è la mia mano, non ho il minimo dubbio di quello che ho detto. Poi invece di dire mano dico questo è il mio piede, ho sbagliato, ho usato male il pensiero, ma quando mi correggerò saprò benissimo dove ho sbagliato, cosa ho detto la prima volta e la seconda. Non so da dove venga sto pensiero, se sia un prodotto chimico, una rivelazione divina, però sono certo che il modo in cui lo uso mi dà una certezza di indagine. Sant'Agostino si muove su un parallelo simile, però più legato al sentimento dell'anima. È il periodo in cui comincia una vera disputa sulla validità stessa dei concetti che il pensiero produce. E nascono le due scuole fondamentali, realisti e nominalisti. Realisti Anselmo, nominalisti Roscellino. Che cosa dicono sostanzialmente? I realisti si rifanno al pensiero originario dell'antico greco, che percepiva insieme l'apparato esteriore del fenomeno e il suo significato concettuale, e dicono i concetti che il pensiero formula sono fedelissime riproduzioni del significato esistenziale dei fenomeni che esamina. I realisti, al contrario, che sono già su una via del distacco dell'anima dall'osservazione naturale, che caratterizzerà tutta l'epoca moderna ed è ancora oggi preminente, dicono no, guarda, i pensieri sono delle formulazioni di comodo che noi ci creiamo per interpretare la realtà e darle un ordine. Sostanzialmente possiamo dire che per i primi 800 anni, fino a Scoto e Diogene, la rivelazione è dominante. Da 800 a 1600 le produzioni autonome dell'autocoscienza pensante convivono con la rivelazione. Dal 1600 in poi la massa di dati impressionanti che forniscono le scienze naturali comincia a spingere sia il concetto dell'anima che l'azione del pensiero come autoproduttore indipendente dall'esperienza fisica in un angolo sempre più ristretto. E infatti il periodo del XVI secolo, abbiamo detto 1600 perché anche i fenomeni hanno sempre bisogno di un po' di tempo per accertarne completamente l'identità, è caratterizzato da tre figure non più di filosofi, ma di scienziati, che poi avessero anche dei momenti filosofici, e questo sicuramente è vero. Sono Copernico, Keplero e soprattutto Galileo.
e sono accomunati da un'intenzione unica, da una convinzione assoluta. Solo la percezione sensoria può testimoniare di una realtà. Qualunque pensiero non sperimentabile attraverso una escatologia sensoria è fine a se stesso, non mi dà la certezza della realtà. Questa è una modifica fondamentale dell'atteggiamento da cui era partito l'antico greco, che vedeva invece proprio nel pensiero l'unica certezza della realtà e diffidava molto delle sue percezioni sensoriali. Da questa incertezza quasi escatologica, che piano piano si estende a tutta la cultura dell'epoca, nascono fenomeni come il positivismo inglese, che accentuano la distanza tra l'anima e l'osservazione della natura. Per esempio Locke, nel suo fondamentale saggio sull'intelletto umano, ci dice chiaramente che non c'è nessuna preesistenza animica, nessuna derivazione divina. L'anima è una tabula rasa sulla quale l'uomo scrive le sue esperienze e la riempie. Concetto che non è sicuramente da rinnegare. Quello che non è accettabile è il contesto complessivo in cui lui lo formula, ma il suo grande merito è quello di avere ben sviscerato il meccanismo fondamentale della conoscenza, basato su osservazione e pensiero. Meccanismo che le scienze dicono di osservare sempre con scrupolosa attenzione, mentre molto spesso ci sono delle astrazioni pindariche alle quali non ha ancora corrisposto nessuna osservazione. Si possono mantenere nel campo delle ipotesi, ma tra ipotesi e conoscenza ci corre una bella differenza. In quest'ottica, evidentemente, si pone gravemente il problema del rapporto dell'individuo col proprio pensiero, che diventa uno strumento inaffidabile. Addirittura Hume, che anche lui fa parte della stessa scuola inglese, dice che tutto quello che noi attribuiamo a capacità individuante, razionalizzante del pensiero è semplicemente frutto di abitudini. Consideriamo alcune realtà, denominiamo alcuni fenomeni, ci comportiamo in un certo modo perché l'abbiamo visto fare, prima di noi l'hanno visto fare i nostri antenati, eccetera, eccetera. Ed è sorprendente il peso e la diffusione che questa teoria riesce a guadagnare nel periodo. È così potente che influenzerà molto Kant, probabilmente senza che lui ne abbia avuto contezza. E Kant è quello che proprio affronta in primo piano il problema centrale, che a quel punto si rivela l'ostacolo a tutto il resto, cioè la gnoseologia, lo stesso processo del conoscere. Con una rivoluzione mentale enorme, abbandona il concetto del dogma, che fino a quel momento era stato quasi intoccabile, e accetta quello della critica della ragion pratica, critica della ragion pura, critica del giudizio. Sottopone a che cosa a giudizio critico? Sostanzialmente il rapporto tra il pensiero conoscente e la cosa conosciuta. E la sua conclusione è molto radicale, dice: noi non sappiamo che esistono cose intorno a noi, ma la situazione è tale per cui possiamo avere conoscenza solo degli effetti di queste cose su di noi, cioè sulle rappresentazioni, le sensazioni che destano in noi, ma ci è preclusa la conoscenza vera della cosa in sé. Questo agnosticismo sostanzialmente ha ispirato tutta la cultura occidentale potentissimamente, relega il pensiero in una sfera di autobozzolatura totale, in cui il pensiero può avere contezza solo delle proprie rappresentazioni, il mondo esterno gli è assolutamente estraneo. È una linea di pensiero che arriverà poi molto più vicino a noi, a pensatori come Weininger, che dicono: beh, rassegniamoci, facciamo finta che le nostre rappresentazioni siano reali. È proprio la teoria del come se. Non lo potremo mai sapere se lo sono o no, accontentiamoci quindi di quello che percepiamo, perché sennò la vita è un caos, la massima strumentalizzazione utilitaristica immaginabile. Ora, non è che Kant fosse un'anima piccola che volesse invitare l'uomo al non sapere, alla rinuncia al sapere, ma era così perfettamente convinto di quello che lui stesso sperimentava, che si è occupato soprattutto
a costo di limitare la sfera del sapere, di preservare al massimo quella della fede. E infatti appartiene anche lui a questa corrente che la porta a livelli eccelsi, in cui sostanzialmente si possono avere delle risposte dalla fede, certo non di tipo razionale autopensante. Ci sono delle frasi ispirate che rivelano benissimo quanto fosse potente in lui il sentimento religioso. Quando dice la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, più uno si occupa la fede, dell'altro l'astronomia, più chiaro di così. Questo è un punto che sembra invincibile, in cui il pensiero urta contro una serie di muri apparentemente invalicabili, che probabilmente sono proprio la fucina da cui invece emerge il Platone moderno, Hegel, che rimette il pensiero al centro di tutto. Hegel risalisce proprio la spiritualità cosmica e umana nel pensiero. Lui stesso dice: la massima aspirazione del pensiero è capire se stesso, afferrare se stesso. Arriva a dire addirittura che nel momento in cui l'uomo pensa, produce pensieri che non esistevano prima del suo atto pensante, quindi non c'è nessuna preesistenza in questo senso del pensiero come ente divino, e che quindi colma una lacuna nella creazione. L'uomo diventa co-creatore di una divinità che, se non ci fossero i concetti partoriti dalla mente umana, non avrebbe coscienza di se stesso. Ci sarebbe un mondo pieno di fenomeni, oggetti, eventi sostanzialmente inspiegabili, perché solo l'uomo è in grado di percepirne la controparte concettuale. Quindi per Hegel non solo il pensiero è totalmente onnipresente nel cosmo, nell'uomo, non solo è l'entità centrale da cui tutto dipende, ma fa dell'uomo addirittura un co-creatore secondo lui indispensabile. Arriva a dire persino che l'uso utilitaristico del pensiero, che è legittimo ma viene ormai considerato, perché ai suoi tempi il materialismo già si faceva sentire parecchio, come l'unica funzione del pensiero, in realtà è una deriva secondaria. Il pensiero non ha questo scopo solamente pratico di organizzare la realtà. Paragone è quello del chicco di grano che serve a produrre un'altra spiga. Noi ce lo mangiamo e facciamo benissimo. Non è quella la funzione principale del chicco di grano, è quella di germinare un'altra pianta. Ecco, per Hegel il pensiero ha la stessa funzione. Che poi non ci mangiamo il chicco di grano va benissimo, come che usiamo il pensiero per ordinare la realtà. Ma l'uso utilitaristico pratico ai suoi occhi è secondario, è una derivazione. Ciò non toglie che lui attribuisce all'uomo proprio il compito di assegnare a ogni fenomeno, a ogni cosa, il concetto pertinente, che è proprio quello che facciamo. Noi siamo separati dal mondo finché non troviamo la spiegazione di un fenomeno. Rimane davanti a noi come uno sconosciuto. Nel momento in cui riusciamo a percepirne il significato del concetto, lo ricolleghiamo nell'ordine universale e finisce ogni preoccupazione. L'atto di conoscenza è questo. Ora, portando il pensiero a questi livelli altissimi, Hegel non solo gli restituisce il ruolo che merita, però ne esaurisce anche la perfettibilità. Lui stesso fa capire che toccherà ai suoi successori andare oltre, e questo andare oltre è molto difficile da intuire. Probabilmente lui a livello personale oltre ci è andato, però si è sfibrato tanto nello sforzo razionale di spiegare quello che ci ha spiegato, e non ha avuto la forza di indicarci il metodo. Il metodo deve portare a che cosa? All'unica possibilità che rimane dopo il lavoro immenso di Hegel: passare dalla percezione raffinatissima del pensiero all'esperienza personale. E adesso vedremo di dargli un significato. In quest'ottica subentra un'altra rivoluzione fondamentale, cioè il darwinismo, che sconvolge praticamente tutto l'esistente, perché si capisce molto bene che sia in Hegel che in Kant l'elemento religioso era predominante. Che uno lo chiami semplicemente a un livello sentimentale di fede nell'altissimo e l'altro invece lo identifichi proprio nella funzione pensante appartiene alla particolarissima costituzione dei due, ma non c'è dubbio che tutti e due
sono perfettamente convinti che alla base dell'ordinamento universale della vita dell'uomo c'è un impulso divino sovrasensibile e quindi sovramateriale. Parola che introduciamo perché poi ci servirà molto. Invece appare Darwin, e Darwin che cosa dice? La natura crea a caso l'inadatto e l'adatto. Adatto è colui che è in grado di gestirsi in modo tale che ha tutto quello che gli serve per sopravvivere ed evolvere. L'inadatto non ce l'ha e soccombe. È proprio l'assassinio della concezione allora dominante, che era quella del botanico Linneo, che diceva esistono tante forme vegetali quanto il creatore all'inizio ha stabilito. Darwin dice no, ci sono due, tre, anche in certi casi una sola forma che si evolve. Ciò che troviamo nel prodotto evolutivo non si trovava nel prodotto da cui è partita la linea evolutiva. È qualcosa di completamente nuovo. Il finalismo, di struttura evidentemente religiosa, scompare. E scompare in un modo traumatico, perché quando Darwin scrive la sua Origine delle Specie, tutte le università inglesi erano gestite da vescovi. Si scatena un'ira di Dio, che però lui controlla a livello personale con moltissima onestà. Specifica che io non vado oltre la mia funzione di naturalista, non voglio assolutamente derivare concezioni generali di natura filosofica, metafisica o ancora meno religiosa dall'immensa mole di dati che ho raccolto nelle mie ricerche. È quello invece che farà un suo epigono, il suo principale epigono, che è Hegel, il quale aveva una mentalità invece molto religiosa accanto alle doti scientifiche, e dalla teoria della selezione della specie di Darwin trae proprio una nuova concezione del mondo che sposta il pensiero proprio completamente fuori campo. Lui dice apertamente: non ci sono differenze tra il semplice e il complicato. Già nelle forme più unicellulari o modestamente evolute, noi troviamo quegli elementi che attendono solo di essere perfezionati per diventare poi le decisioni, sentimenti e volitivi razionali dell'uomo. Arriva a dire che nell'atomo, che di per sé non sarebbe una scoperta poi così eccezionale, perché ne aveva già parlato Democrito più o meno 2000 anni prima, arriva a dire che nell'atomo esistono già le forze di odio, di amore, simpatia, antipatia, che sono le forze di attrazione e repulsione della materia, per cui due atomi tendono a molto facilmente ad associarsi e due no. Ma sostanzialmente il concetto fondamentale è che nell'ossigeno non c'è il fine dell'acqua, non c'è nemmeno nell'idrogeno. È qualcosa di completamente nuovo, in cui ogni ipotesi di evoluzione autopensante è schiacciata dall'immensa mole di dati naturali che la ricerca scientifica mette a disposizione. Nascono a questo punto due posizioni radicali che si combattono a lungo, e possiamo dire poi una delle due sconfigge l'altra totalmente. Una è quella degli idealisti, che dicono guardate che l'idea come prodotto spirituale preesiste a tutto. Ed è sostanzialmente la visione che abbiamo cercato di tratteggiare nella grande filosofia greca, in Platone. Invece i monisti dicono non c'è nessuna differenza tra l'organico e l'inorganico. Quello che voi chiamate funzione spirituale, cioè prima di tutto il pensiero, non preesiste affatto all'attività pensante al cervello. Si manifesta solo quando il cervello mette in atto la sua attività e produce un concetto. Oggi noi possiamo dire tranquillamente che l'evoluzione delle scienze neurologiche va in questa direzione. C'è pure addirittura chi ha scritto libri per dimostrare che l'amore è soltanto l'incontro di alcune sostanze chimiche, non c'è altro. Però in quel momento il conflitto è stato potentissimo, così potente che ha dato luogo a tutta una serie di gradini evolutivi nella direzione di cui poi oggi noi siamo i testimoni massimi, tutti ispirati a questo principio fondamentale che è l'esatto opposto della posizione hegeliana. Hegel partiva dalle idee e dalle idee spiegava la natura e si serviva dei dati di fatto solo al fine di consolidare la sua posizione. Hegel fa esattamente il contrario: dalla natura deriva tutte le possibili
concatenazioni concettuali dei dati naturali. Per lui non esiste più nulla di preesistente al dato sensorio, al dato materiale. Su questa linea si inserisce una linea di pensatori che va pure oltre. Buchner dice che come le varie parti di una locomotiva alla fine producono il movimento, i vari organi dell'uomo alla fine producono le sue qualità spirituali, il pensiero, il sentimento, eccetera. Condillac addirittura dice che il pensiero è solo una percezione sensoria molto raffinata. Della Maître scrive un libro che ha avuto un successo fenomenale, si chiamava L'Homme Machine, non ha bisogno di commenti, l'uomo macchina, una specie di Frankenstein ante litera. Feuerbach, che poi tra l'altro viene da una grande tradizione filosofica tedesca, è lapidario, dice tutto lo spirituale viene dal corporeo, non esiste altro che il corporeo. Vedete quanto siamo lontani dalla posizione originale dei grandi pensatori greci e anche dello stesso Hegel, ma si va ancora oltre. Per esempio Moleschott dice tutto quello che è intorno a noi è solo frutto di un'interazione fisico-chimica. Interessante che in quel periodo fu tentato un esperimento da qualcuno che sagacemente aveva intuito che questa posizione ormai dominante, questo predominio soprattutto della chimica, non poteva bastare a spiegare tutto. Si prese da un ceppo di ratti, vorrebbe essere sempre loro, unitario, cioè tutti della stessa famiglia, un certo numero furono separati dagli altri e nutriti con cibo fresco, cibo autentico, cibo naturale. Agli altri fu data la stessa quantità di sostanze chimiche presenti nel cibo dato ai primi, misurandole proprio con quella pervicacia di cui la scienza quando si incaponisce è insuperabile. Naturalmente quelli del primo gruppo si sono moltiplicati, sono cresciuti, stavano benissimo, gli altri sono morti tutti. Però è evidente che al di là dell'elemento chimico-fisico c'è qualche altra cosa che sostiene la vita, perché sennò sarebbero vissuti anche quelli che mangiavano solo prodotti chimici. Questo è un concetto che per esempio nel nutrizionismo più avanzato oggi si è fatto avanti parecchio, per fortuna. Non basta, ci sono stati anche pensatori come il Voigt che hanno picchiato duro su questa direzione senza accorgersi che invece diceva una cosa verissima. Cioè lui dice l'evoluzione di un processo spirituale dipende dal maggior sviluppo dell'organo neurosensoriale del cervello e così pure il contrario, che è verissimo. Noi vediamo che man mano che il bambino cresce, sviluppa le sinapsi cerebrali, sviluppa l'interazione con tutta la corticale, la midolla, eccetera, eccetera, la midolla è la sede del pensiero insieme al cervelletto, aumenta le sue facoltà spirituali, può accedere a corsi di studio più avanzato, la sua capacità critica si sviluppa. Purtroppo vediamo che, siccome la vita media si è allungata tanto, fortunatamente, nell'ultima parte della vita, quando l'apparato comincia a perdere un po' di colpi, perdiamo colpi anche dal punto di vista della nostra espressività spirituale. Dobbiamo accedere a impegni più leggeri, più distanziati, e certamente un personaggio che a 30 anni si è laureato in fisica teorica con 110 lode può darsi che a 85 non riesce nemmeno a fare il primo cruciverba della settimana di mistica, che in genere è il più semplice. Non è un concetto difficile da afferrare. Se io ho un televisore avanzatissimo, cristalli liquidi, ben sintonizzato, apparato parabolare all'avanguardia, posso prendere anche, non so, chi c'è, qualcuno ce l'ha, forse l'esperienza l'ha fatta, io no, il telegiornale di Valparaiso, i programmi di Vancouver, penso che sia possibile. Se c'è un aggeggio che appena si accende, mal funzionante, troppo usato, mal sintonizzato, l'antenna scadente, prenderò le stazioni più forti intorno a me, forse nemmeno tanto bene. La relazione tra lo strumento e la funzione non basta a dire e a negare che tutta la funzione abbia origine soltanto nello strumento. E qui si pone il problema dell'orologio, se vogliamo. Cioè, tutti i monisti della linea hegeliana che abbiamo sintetizzato rapidamente sostengono che il movimento delle lancette, cioè la vita dell'orologio, si spiega benissimo col meccanismo che si trova dentro la cassa, il che è ineccepibile.
Anzi, sono puerili tutti i tentativi degli idealisti di criticare questo approccio e cercare di inserire dei valori spirituali o ideali in questa analisi fisico-meccanica che non può essere quella. Il problema centrale per cui forse noi siamo qui e il limite del monismo si rivela catastrofico è che non hanno nessun interesse per l'orologiaio, per chi ha costruito l'orologio. Siamo dispostissimi ad ammettere che il cervello sia il mediatore indispensabile delle nostre funzioni più alte e che quando purtroppo per l'età, per l'usura o per una condotta di vita dissennata si usura, anche la nostra possibilità spirituale si riducono. Ma ammettere che una struttura così complicata sia soltanto il frutto di una creazione iniziale a caso, come dice Darwin, che si sarebbe poi perfezionata per una selezione naturale di fronte all'ambiente. Il cervello ha una possibilità di sinapsi che è stata calcolata in un numero superiore agli atomi presenti nell'universo. A noi questo magari sconvolge e lascia così, ma attualmente ne usiamo sì o no il 5%. I più forse seri dicono che non usiamo nemmeno il 3% del cervello che abbiamo. Il che lascia presupporre che l'organo è stato preparato per un'evoluzione del pensiero che nemmeno possiamo immaginare. E qui si inserisce il compito dell'epoca moderna. È abbastanza evidente che è molto difficile andare oltre una disamina razionale dell'attività pensante come quella che ci ha lasciato Hegel. Ancora oggi personalmente sono convinto che anche quelli che lo leggono, lo studiano, non sono certo che capiscano proprio tutto. Gli hegeliani poi hanno dimostrato di andare fuori strada in una maniera spaventosa, ma anche i cristiani l'hanno fatto rispetto al Cristo. Ancora oggi è un bel cimento la comprensione assoluta dell'opera di Hegel. Detto questo, si pone però drammatico il problema dell'anima. Se tutte le funzioni spirituali sono prodotte da fenomeni corporei ai quali non preesiste nessuna attività spirituale, cioè si ignora completamente l'orologiaio, se tutto si spiega all'interno del meccanismo che fa muovere le lancette, allora la nostra essenza spirituale, che condensiamo sia pure con un termine generico nell'anima, una volta che l'orologio si ferma perché lasciamo questo mondo, finisce. Non c'è nessuna ipotesi di sopravvivenza, il che ha delle implicazioni morali immense, perché sostanzialmente si riduce col comandamento generale: afferra quello che puoi, più che puoi, più in fretta che puoi, goditela più che puoi, con l'accorgimento di un politico sagacissimo che disse poi: basta non lasciare tracce. L'unione di questi due concetti esprime bene il decadimento in cui ci troviamo a vivere. Ora, è abbastanza puerile che si sia accettata una condizione del genere, eppure è quella dominante, cioè non c'è proprio nessun interesse per chi ha costruito l'orologio. L'orologio si è costruito da solo per un casuale incontro di viti, ingranaggi, rotelle, rondelle, che nel corso di milioni di anni hanno finalmente capito che quello era il modo. Vabbè, l'esempio dell'orologio è un po' brutale, me ne rendo conto, però è molto più semplice, per esempio, rispetto a quello del cervello. La complicazione, il grado di raffinazione materiale del cervello è come minimo 10 miliardi di volte superiore a quello dell'orologio. Allora, la posizione quindi di fronte al fenomeno della sopravvivenza dell'anima diventa il grande spartiacque che consolida definitivamente questa divisione tra scienza e fede, che è tuttora dominante, e anzi i due si rispettano molto, stanno ben attenti a non... Ho sentito un'intervista alla nuova direttrice del CERN di Ginevra, alla quale l'intervistatrice ha fatto delle domande di tipo metafisico. Ah no, noi non interessa affatto scoprire l'origine della materia, l'origine di quello che esaminiamo, noi studiamo solo il come, i processi, il cosa, e questo riguarda la Chiesa, cioè sono molto attenti a non pestarsi i piedi, perché si lavora meglio così. Come sarebbe, non ti interessa l'origine della materia, ci fai spendere 10 miliardi per creare sto serpentone,
paghiamo la bellezza dei 1600 super stipendi e non ti interessa nemmeno l'origine? E che ce ne importa a noi di sapere che a milioni di chilometri al secondo due atomi lasciano una microscopica traccia elettrica che è un'apparecchiatura sofisticatissima, percepisce per un milionesimo di secondo, perché quando scavano una particella di questo si tratta. In quest'ottica si va anche oltre, perché venendo a periodi di pensiero più vicini al nostro, con personaggi che sono forse più conosciuti, Huxley ribadisce ancora una volta che soltanto le conoscenze scientifiche sono accettabili. Tutto ciò che non può essere dimostrato secondo i parametri scientifici o va sospeso o va relegato al campo della fede. Quando parliamo del pragmatismo di James, è proprio la fine completa dell'idealismo, è il polo opposto. Pragmatismo non ha bisogno di spiegazioni, occupiamoci di cose pratiche, siamo pragmatici, lasciamo perdere ogni tentativo di rispondere alle grandi domande, smettiamola pure di chiederci che stiamo a fare qui, cerchiamo di renderci la vita più comoda possibile. È la stessa filosofia del professor Vattimo con la sua teoria del pensiero debole, che è un nostro contemporaneo. Tutto questo naturalmente ha risentito anche dell'evoluzione scientifica, perché stiamo vedendo che è stata l'immensa massa di dati prodotti dalle scienze naturali ha offuscato qualunque tentativo di autoproduzione autonoma e originale della coscienza pensante, e questo lo dobbiamo anche alla più grande rivoluzione che abbia colpito o abbia interessato la civiltà moderna, che non è quella politica del 17. Sì, sicuramente quello è stato un periodo di rivoluzioni formidabili, ma nemmeno paragonabili a quella che ha interessato la fisica a cavallo dei due secoli. Cioè l'apparizione della teoria della relatività ha fatto piazza pulita di tutto. Non esiste più una certezza nella riproducibilità del fenomeno. Non c'è più una matematica assoluta che io possa applicare a priori a qualunque fenomeno. Qualunque fenomeno è qualcosa rispetto a un altro e cambia rispetto a un altro ancora. Non c'è più un T, tempo assoluto, c'è il T1 che riguarda questo fenomeno, T2 che riguarda il fenomeno correlato. Non esiste più uno spazio unificato nel quale si verificano gli eventi. Ogni fenomeno si crea lo spazio tra lui e il fenomeno successivo. Queste teorie, già quando furono promulgate la teoria della relatività ristretta nel 1905, sconvolsero tutto, ma poi quando fu provato che effettivamente un raggio di luce deviava per la presenza di un campo gravitazionale, la curva spazio-tempo, questo è entrato di diritto nel patrimonio attuale della scienza. Non c'è più nessun fisico che sia pre-relativistico. E un fisico onesto ammetterà che la rivoluzione che la teoria della relatività ha portato è una dimensione inimmaginabile in campo sociale. Questo va inquadrato nel discorso precedente. La teoria della relatività è la perfetta conclusione naturale del modo unilaterale e esasperato di interpretare i fenomeni, riferendosi esclusivamente ai parametri delle scienze naturali, non si poteva che arrivare alla teoria della relatività. Voler applicare quei metodi a fenomeni non strettamente materiali doveva produrre l'incertezza assoluta. Infatti, questa incertezza dal campo della fisica si sta trasferendo a tutta la vita umana. L'uomo della strada non lo sa, ma è profondamente influenzato dalle concezioni scientifiche dominanti. E l'uomo della strada probabilmente non ha mai sentito descrivere esattamente la teoria della relatività, però qua e là gli capita di capire che dopo Einstein tutto è relativo. Quindi sono relativi i valori umani, sono relativi i valori morali, è relativa la sua posizione nella società, è relativa la sua posizione nel cosmo. Nella precedente conferenza abbiamo visto tutto questo sotto il profilo macrocosmico, cioè della posizione della Terra nel sistema solare e del sistema solare negli altri sistemi. Oggi stiamo vedendo la stessa cosa dal punto di vista microcosmico, cioè del rapporto dell'uomo con se stesso e segnatamente col proprio pensiero.
se il pensiero si ferma, noi siamo morti. Quando andavano a visitare Nietzsche, che aveva avuto una malattia da cui era predisposto già dalla nascita, gli passavano una mano davanti all'occhio e aveva un occhio perfetto, nessuna patologia, non dava nessun segno di reazione. La sua coscienza pensante non si è riuscita più a inserire correttamente nell'apparato neurosensoriale, era come morto, era letteralmente un vegetale, un problema solo per quelli che lo dovevano accudire. In questi casi vegetali noi cominciamo a vedere veramente tanti. Ci sono di mezzo le spiegazioni che abbiamo dato, ma questo senso di smarrimento completo di ogni punto di riferimento, che dopo la relatività è perfettamente legittimo, richiede qualche cosina di leggermente diverso se non vogliamo finire in questo agnosticismo totale, totalmente incontrollabile. Il qualcosa di diverso è stato anche intuito, perché c'è stato un pensatore in Italia poco conosciuto, Stirner, il quale ha afferrato bene il messaggio hegeliano e qual era l'invito al passo successivo. Cioè lui dice chiaramente: io devo studiare tutto quello che non contemplo, se una cosa la contemplo direttamente non ho bisogno di studiarla. La grande scuola esoterica ha sempre insegnato che le grandi verità non si capiscono con il ragionamento logico, si contemplano. Questo che vuol dire? Quando abbiamo detto che la parabola hegeliana ha portato a un livello di percezione e di perfezione del pensiero insuperabile, Stirner dice proprio questo: l'esperienza successiva è la mia contemplazione diretta del mio pensiero. Ora, qual è la caratteristica di questi pensatori come lui, e non ce ne sono stati pochi, che comunque non sono stati in grado di individuare un metodo, di suggerirlo un metodo? Si può anche leggere fra le righe di molti di loro, comunque di un certo numero, che hanno afferrato l'esigenza di passare dal ragionamento alla percezione diretta, alla contemplazione diretta, ma il metodo è veramente la chiave che è mancata completamente nel panorama della scienza del pensiero, perché si può chiamare così. E qui è proprio l'approccio diretto invece della via antroposofica. Il fondamento di tutte queste incomprensioni protratte per secoli consiste soprattutto in questo: che si definisce la realtà come qualcosa di completo, che si pone di fronte all'uomo osservatore o indagatore. Ma siamo proprio certi che sia così? Kant, che rimane il filosofo che più ancora tuttora influenza il modo di pensare filosofico occidentale, dice: io voglio costruire una gnoseologia, un processo della conoscenza, partendo dai due elementi basilari che sono per me il soggetto e l'oggetto. Ma è proprio esatto questo approccio? Dove si trovano in natura il soggetto e l'oggetto? Da nessuna parte. È il pensiero, è l'attività pensante che formula il concetto di me come soggetto e dell'altro di fronte a me come oggetto. Quindi il primo assoluto non è la distinzione soggetto-oggetto, è l'attività pensante. In questa ottica, chi mi autorizza a ritenere che la realtà di fronte a me sia completamente perfetta e che, secondo la logica nominalista oggi imperante, io mi limito a catalogare le varie funzioni e le varie categorie in fronte a me per meri scopi pratici? In realtà il processo della conoscenza avviene in questo modo: il concetto della rosa è altrettanto presente nella rosa quanto il suo colore, la sua radice, la sua forma, il suo profumo. Però mentre io percepisco tutti questi valori per via esterna attraverso l'apparato percettivo sensoriale, di fronte alla rosa percepisco il concetto della rosa per via induttiva all'interno della mia attività pensante. Voi mettete un seme in terra in presenza di forze minerali terrestri, luce, aria, sole, temperatura adeguata, e si sviluppa la pianta. Mettete una rosa di fronte a una coscienza pensante sana,
prima o poi in questa coscienza si sviluppa il concetto della rosa, è esattamente lo stesso. A noi sembra diverso perché non è il mondo diviso in due, è la nostra costituzione che è così dicotomizzata. Se non fosse stato questo l'approccio, non saremmo mai diventati individui autopensanti, individuali e autocoscienti. Saremmo sempre rimasti parte del tutto e convivevamo dentro la rosa col concetto della rosa. Siamo noi che nel momento dell'osservazione dividiamo il mondo in due e poi nel momento della riflessione pensante lo riunifichiamo. In questo senso possiamo riaccettare il concetto hegeliano che non siamo spettatori, siamo veramente co-creatori. Cioè, se l'uomo non accostasse la sua coscienza pensante, nulla si spiegherebbe. Se io faccio la sezione di un povero animale investito, chi mi dice qual è l'organo veramente vitale e qual è l'organo secondario? La semplice osservazione non mi dice che quello può campare benissimo senza milza, non fosse morto, senza milza ma non senza fegato. Questo me lo dice che cosa? L'indagine pensante. Che poi non è detto che debba essere coincidente con l'osservazione diretta. Prima di poter unificare la conoscenza e la realtà dell'organo fegato ci sono voluti molti, ma molti studi, molta attività pensante. Detto questo, si capisce abbastanza bene che è impossibile immaginare l'uomo pensante come avulso dalla realtà. È proprio metà della realtà. Cioè il mondo per la sua completezza ha bisogno non solo di qualcuno che percepisca attraverso i sensi, ma che offra alla conoscenza, alla realtà completa, la possibilità di realizzarsi nella sua coscienza pensante. Infatti la realtà completa del mondo si realizza soltanto nella coscienza pensante dell'uomo quando arriva a individuare il concetto corrispondente. Detto questo, si rimane il problema del metodo. Ora, qui ci dobbiamo veramente impegnare, perché tutta la storia della filosofia, è quello che sto dicendo, ci dice chiaramente questo, che le forze animiche che ci facevano sentire parte del tutto come l'uomo primitivo sono state scalzate via dalle forze dell'autocoscienza che ci hanno permesso di diventare individui autocoscienti, razionali, attraverso cosa? Il pensiero razionale. Quando cerchiamo di indagare i grandi quesiti della vita col pensiero razionale, noi allontaniamo da noi quei residui di forze, di unità, di comunione col mondo che ci potrebbero far percepire la risposta. Insistere nell'attività razionale allontana proprio dalla soluzione del problema. In poche parole, tutta l'antroposofia è concentrata su questa metodica. Invece di inseguire e perfezionare il pensiero mentre formula i concetti, arrivando a dei concetti sofisticatissimi e super rifiniti come quelli hegeliani che sono insuperabili, noi concentriamo la nostra attenzione animica in direzione opposta, verso la forza pensiero, verso la sorgente di questa forza pensiero, prima che muoia in un concetto preciso. Cioè cerchiamo quella contemplazione del momento pensante del pensiero che Stirner aveva intuito e in qualche modo anche Gentile quando poi scrive in merito all'atto pensante, però non così lucidamente. E quindi qui si capisce bene che il metodo non porta a una comprensione razionale della realtà. Dovrebbe essere chiaro che tutti i tentativi di dare risposte logico-razionali ai grandi quesiti sono stati tentati, sono stati portati avanti con i risultati che abbiamo visto. Si tratta di passare dalla percezione raffinata di un concetto sempre più evoluto alla contemplazione diretta della forza pensiero che contemporaneamente dà la spiegazione del mondo e la mia autocoscienza esistente. Lì trovo l'elemento che ricollega me al mondo. E il processo è lo stesso delle scienze naturali. Perché si chiama scienza dello spirito l'antroposofia? Che cosa capitalmente ha accertato Locke in maniera indiscutibile? Che la conoscenza è fatta di osservazione e pensiero.
perché è fallita tutta la filosofia razionale anche nelle sue manifestazioni più coraggiose? Perché non percepiva mai niente, immaginava astrattamente delle soluzioni teoriche. Se io non avessi davanti a me un cristallo di quarzo, non saprei mai come ho fatto un cristallo di quarzo. Posso tentare di immaginare un animale come il cavallo, ma per poter sapere che è un cavallo lo devo vedere. Dopo che l'ho percepito, inquadro il concetto cavallo nella categoria equini, eccetera, eccetera. E in un'ottica di questo genere, il viaggiatore che viaggia assente per tutto il mondo e non riflette mai, è un ignorante come lo studioso che non si muove mai dal suo studio e immagina astrattamente mondi che non ha mai visto e che non vedrà mai. Tutte e due hanno pochissime possibilità di insertarci, come direbbe Montalbano. Allora, il metodo antroposofico, e tutti i libri dello Steiner vanno in questa direzione, capovolge la direzione abituale del pensiero. Invece di ucciderlo in singoli pensieri razionali, orienta l'attenzione dell'anima verso il momento pensante in cui si origina la forza pensiero. Ora, siccome possiamo essere certi che perlomeno i grandi greci, sulla Socrate, Platone e Aristotele, dicevano la verità, evidentemente quella è anche la sorgente della mia spiritualità ed è l'unico punto in cui posso ritrovarmi in unione col mondo. In che modo dunque avviene l'osservazione pensante? La conoscenza antroposofica, corredata degli esercizi adeguati, che cosa fa? Riporta all'attenzione della coscienza queste facoltà che noi abbiamo smarrito nel corso del tempo perché ricacciate indietro dalle forze dell'autocoscienza, e lo fa nel modo adatto all'uomo contemporaneo, cioè conservando lucidamente l'autocoscienza che ci siamo conquistati con tanta fatica, perché se il millenario travaglio della filosofia dovesse buttare a mare e rinunciare all'autocoscienza lucida con cui sto parlando, sarebbe un controsenso assoluto. Ma questa coscienza adesso è abbastanza forte per cominciare la contemplazione diretta della sorgente stessa della forza pensiero, prima che muoia un singolo pensiero. Facendo questo emergono delle forze animiche prima sconosciute, che si prestano poi a un'osservazione, e l'antroposofia fornisce i mezzi sia per farle emergere, che per osservarle, che per comprenderle. Perché se si osservassero dei fenomeni metafisici senza poterli comprendere, sarebbe meglio non osservarli, sarebbero altri elementi di confusione. Quindi sarebbe assolutamente sbagliato insistere in un'elucubrazione razionale di ipotesi filosofiche, e sarebbe altrettanto sbagliato sollecitare delle forze nuove, delle dimensioni da tempo obsolete senza poterle poi spiegare. Quando ciò avviene poi, ci si accorge che queste forze animiche che cominciano ad emergere sono forze che sono contenute nella coscienza normale con cui stiamo comunicando, solamente non sono state usate per moltissimo tempo o per uno scopo molto preciso, perché disturbavano la nascita dell'autocoscienza. Ci si rende quindi perfettamente conto che non sono nulla di non comprensibile o non compreso nella coscienza ordinaria. Quando uno va in palestra, a volte torna a casa pieno di dolori, la prima volta perché? Perché lì ha usato muscoli che normalmente non usa mai, perché per quello c'è l'automobile, per quello c'è l'ascensore, lì basta spingere un bottone, ma sono muscoli identici a quelli che usa invece continuamente e che ha anche abusato nel campo del pensiero filosofico, questo lo possiamo accertare sicuramente. In un'ottica di questo genere potrebbe sembrare assurdo che io voglio sperimentare consapevolmente delle forze dopo aver affermato che è proprio l'esperienza razionale, la coscienza, la rimandate in un angolo impercepibile, ma non è affatto questo il caso, perché è proprio la metodica di portare la coscienza razionale nella sfera in cui si trovano queste forze neglette e trascurate, e della stessa coscienza con cui vi sto portando, che le porta alla luce, che rimane vigile e perfetta mentre si sviluppa questo arricchimento della vita interiore. E quindi, mentre noi possiamo studiare la realtà esteriore osservando e poi pensandoci sopra, il processo è identico.
L'antroposofia mi porta all'attenzione del pensiero, delle realtà che ho negletto, e io poi ci rifletto sopra secondo l'insegnamento che la stessa antroposofia mi dà. Mentre la realtà fisica la guardo con gli occhi fisici, queste realtà interiori le guardo con l'occhio interiore, il famoso terzo occhio, perché il compito dell'epoca, dell'anima, dell'epoca in cui ci troviamo è proprio quello di trasformare gradualmente il pensiero da organo di ragionamento e calcolo in organo di percezione interiore. E questo è il diagramma fondamentale del percorso. Percorso che poi sostanzialmente a che cosa mira? Mira a tornare a Itaca. Chi è Ulisse? È il primo uomo che non si affida più ai dei, all'aiuto divino, che risolve la guerra con la sua astuzia personale, la stratagemma del cavallo. Nel fare questo si sente completamente isolato dal tutto, ha sviluppato tanto l'autocoscienza individuale che deve ritrovare comunque un legame col tutto e comincia il viaggio a Itaca, che è un viaggio iniziatico, cioè fermo restando che l'Odissea rimane un capolavoro letterario, antropologico, politico, militare, eccezionale, all'altezza insomma della Divina Commedia, di queste massime per espressione del pensiero umano, però anche la descrizione di un cammino iniziatico. Infatti si trova di fronte alle tre prove famose, la prova del fuoco, dell'acqua e dell'aria. Come? La prova del fuoco significa eliminare tutto ciò che non è essenziale, le sirene del mondo, per cui si lega addirittura, si fa mettere la cera sugli occhi. Poi la prova dell'acqua è la prova del superamento delle passioni, quanto ci mette con Circe per riuscire a lasciare che il Circeo riprenda il suo cammino. E la prova dell'aria è la capacità di mantenersi sulle sole forze della propria autocoscienza. Quando arriva Itaca è completamente solo, riconosce un cane, un vecchio. Poi deve liberarsi di che cosa? Di tutti gli ostacoli, i sedimenti che la cultura, l'ereditarietà ha accumulato in lui e che lo velano dalla percezione definitiva della propria realtà spirituale. E quando ci riesce, che cosa ottiene? La riunificazione con la moglie, che è, simbolicamente parlando, finalmente la riunificazione dell'io con l'anima. E finisce questo dilemma in mezzo, se l'anima poi sopravviverà o no alla morte fisica, perché quando emergono queste facoltà animiche trascurate si vede benissimo che non dipendono da attività fisica o corporea. L'antroposofia ci vuole riportare a Itaca. Ci sono domande? Con la selezione di testi antroposofici, diciamo così, ad ampio spettro, per cui ognuno ci può trovare qualcosa che lo riguarda, e per chi volesse poi contattarmi per ulteriori confusioni mentali, se la mi è bastata quella di oggi, lascio anche il telefono. Grazie di essere venuti. Grazie.